Signoras, venite, c'è da bere per tutti. Signorita Inés, queste povere bestie stanno soffrendo molto. Mai vista una siccità del genere. Se non piove presto, dovrei dare loro le nostre riserve di fieno per l'inverno. Ti ringrazio, Bernardo. Ma, ehi! Ah, molto divertente. Hai ragione, Tishy, e perciò ti do un buon consiglio. Invece che con l'acqua, sfregati con la sabbia. Guarda, Tishy. Stai preparando qualche incantesimo dei tuoi? Sì, è tutto pronto per evocare il grande spirito della pioggia. Ti possiamo aiutare? Sì, per favore, sì. Per favore! Certamente, potete evocare lo spirito con me. Ma gli spiriti ascoltano solo i bambini puliti, ricordatevelo! Sì! Mi spiace, non c'è più acqua. Oh, che disgrazia! Come posso? Come faremo? L'acqua è sempre più scarsa in tutta Los Angeles. E non c'è nemmeno una nuvola in cielo. Sergente Garcia! Sì, signore! Se avete finito la vostra siesta, potreste dare un po' da bere ai cavalli. È impossibile, capitano. Il barile è rimasto totalmente a secco. Non c'è acqua. Soldati! Ho studiato il problema. La guarnigione non può esaurire le risorse idriche, perciò prenderemo l'acqua dalla piazza. Sarà sufficiente costruire un acquedotto. Un acquacotta? Un acquedotto, idiota! Come i romani! Ma come si fa? È molto semplice, basta che seguiate il mio disegno. Certo, capitano! Vogliono portarci via l'acqua. Ma perché, capitano? L'armata reale ha la priorità perché deve proteggere tutta la California. Ma, capitano, qui ci sono donne e bambini. Io credo che dovreste pensare anche a loro. Certo che ho pensato anche a loro e a tutte le persone che, come voi, tendono a lamentarsi. Se si sentono a disagio, ho pronte per loro delle comode stanzette in prigione. Che ingiustizia. Come faremo? Poveri loro. Come gli antichi romani. È facile a dirsi. Bene, tu sarai il romano di sinistra e tu il romano di destra. Fermi! Ma cosa state facendo? Ho detto tu a sinistra e tu a destra! Siete un vero disastro! Metti giù quell'asse! Abbiamo finito, capitano. L'acquacotto è costruito. Abbiamo seguito il vostro progetto. Ne sarete certamente soddisfatto. Garcia! Puoi spiegarmi come mai l'impianto porta l'acqua alla locanda invece che alla guarnigione? Capitano, io ho seguito il vostro progetto. Garcia, grosso babbeo, fai in modo che l'acqua arrivi alla nostra guarnigione! Subito! L'acqua deve arrivare alla guarnigione! Soldati, al lavoro! Bene, capitano, il sergente Garcia ha miseramente fallito, ma io ho seguito alla lettera il vostro progetto! L'acquedotto è terminato! Tutta la guarnigione sarà rifornita d'acqua. Tutta la guarnigione sarà rifornita d'acqua. Gonzales, hai costruito l'acquedotto al contrario!
Salve, potresti ripararceli per domani? Sapete, ne abbiamo un disperato bisogno per irrigare i pascoli. Beh, il problema non sono i barili, Don Diego, ma è l'acqua. Non sapete che cosa è successo al nostro pozzo? Cosa? Cercate di fare le cose per bene. Che stanno facendo? Finalmente! Era così semplice che perfino voi siete riusciti a costruirlo. Popolo di Los Angeles, vi presento il primo acquedotto di tutta la California. Incredibile, hai visto niente di simile. Da oggi a Los Angeles l'acqua sarà razionata. Mezzo secchio al giorno per persona. Non una goccia di più. Solo mezzo secchio. Monasterio è davvero un uomo senza cuore. Hai ragione, Bernardo, ma c'è un tempo per ogni cosa. Andiamo a dare un'occhiata. Siete davvero dei soldati straordinari. Il re sarà fiero di voi. Grazie, Don Diego. La California soffre la sete e i soldati di Sua Maestà usano l'acqua per farsi la barba e per lavare la biancheria. E allora? Bravissimi. Grazie, Don Diego. Oh, odio essere disturbato mentre mi occupo dei miei fiori. Ma ovviamente non si a farlo. È la più bella capitano, ragazza di... voi siete... No. Accettate questi umili fiori, mia dolce piccola Ines. Riferirò del vostro comportamento al governatore. Non la passerete liscia. Come avete potuto? Farete morire di sete tutta la popolazione. No, andiamo. La politica non si addice alle belle signoritas. Credo sia ora di intervenire, Bernardo. Non muoverti, Tornado. Torno presto, vecchio mio. Bene. È così che montate la guardia, voi due? Razza di scansafatiche! Il mio acquedotto attirerà sicuramente Zorro. Adesso va molto meglio. E Zorro! Arrestatelo subito! Allarme! Guardie! Guardie! Oh, vi prego, capitano! Non posso avere il mio mezzo secchio d'acqua come tutti gli altri? Qui a Los Angeles ogni malfattore finisce in prigione! Agar! Beh, in tal caso cominciamo con voi, capitano! Guardate laggiù! È Zorro! Su, andiamo! Un po' di impegno! Forza, fatevi sotto! Guarda questo!
Acquedotto! Che peccato! Ho scordato di slegare il mio cavallo. Mi spiace molto. Me la pagherai! Ah! Adios! Approfittiamone! Presto! Ringraziamo Zorro! Ottimo lavoro, Tornado! Perché dobbiamo tornare in paese? Al momento il problema dell'acqua è risolto, no? Dobbiamo esserne sicuri. Diego, davvero sei venuto qui stanotte? Ah, finalmente! Ce n'è voluto di tempo! Ora, occhi aperti! Se lascerete entrare Zorro in questa piazza, striglierete cavalli per un mese! No, signore! Sì, signore! Capitano, io mi prometto sull'onore della nostra bandiera che quel bandito non si avvicinerà mai più al nostro acquacotto. L'hanno ricostruito. Lo abbatterò un'altra volta. Non è poi così complicato. È un'ottima idea. E come penso di evitare tutti i soldati che saranno di guardia? Ecco, io... Un altro Zorro potrebbe distrarre le guardie dall'acquedotto. E va bene. Ma è pericoloso, quindi tenetevi a distanza e non avvicinatevi troppo, capito? Oh no, questa è una mia idea! Oh, povero me! Un'ultima cosa, il mantello. È un dettaglio importante e molto d'effetto. Capito? Oh, andiamo, quante storie! Vieni, Bernardo, è meglio muoversi. Ehi, ho lavorato tanto per perfezionare il mio stile. Un po' di rispetto. Grazie, Tornado. Oh, che noia! Sarebbe stato molto meglio arruolarsi in marina. No, Zorro! Sta lontano! Non avvicinarti! Fermo, fermo! Non avvicinarti! Oh, Zorro! Stavate sognando di me, sergente? La tua voce è un po' strana. Non ti senti bene, forse? Io sono in gran forma e sono tornato per distruggere l'acquedotto. No! Ti scongiuro, Zorro, siamo sfiniti. Lo abbiamo già costruito due volte. Peggio per voi. Oh! Ecco! Avanti, forza! Coraggio! Andiamo! Andiamo! Sto scappando! Ehi, stavolta ho vinto! Ho fatto scappare Zorro! Sta scappando! Ti ho messo in fuga, Zorro! Gonzales, tu, Garcia e il resto della truppa proteggerete l'acquedotto e che nessuno osi rubare la nostra acqua! Tutti gli altri con me! Andiamo a catturare Zorro! Gonzales, lo hai sentito, il capitano? Proteggi l'acquacotto! Sì, sergente! Allarme! Siamo stati attaccati! Aiuto! Aiuto! Zorro! Come hai fatto ad essere già qui? Che hai? Ti è sparita la voce? Sai, amico, dovresti provare a bere del tè col limone, funziona? Aiuto! No! Tiratemi via questa gallinaccia! Ti prego, ora basta, Zorro! Il capitano ce lo farà ricostruire tutto da capo! Adesso ti prendo! Prendiamolo! Su, avanti, inseguiamolo! Acciuffate subito quel furfante! Io intanto sorveglierò l'acquacotto. Oh,
sergente, se ci lasciate prendere un po' d'acqua. Tortillas di patate. Ma fate in fretta, io non vi ho mai visti. Ah, sì! Bravo, Carlos! Insomma, sergente, state permettendo a quella gente di prendere più acqua del dovuto? Che cosa dirà il capitano? Zorro, tu non puoi essere qui! Tu stai galoppando nella prateria inseguito da Gonzales! Sapete cosa faremo? Voi finirete la vostra tortilla e io abbatterò questo acquedotto. No, no! Un'altra volta! No, no, no! Oh, non preoccupatevi, domani potrete costruirlo un'altra volta! Va via! Mandalo! Attento, sergente! Nessuno può toccare il nostro acquacotto! Acquacosa! Però, che cosa c'era in quelle tortillas, Carlos? Carica! A quanto pare non si arrendono facilmente. Dovrò adottare delle misure drastiche questa volta. Forza, forza! Che forza! In fretta! Non hai più scampo! Stavolta non mi scappi, Zorro! Finalmente! Eccolo! Salutiamoci! Stavolta è mio! Questa sera avrò la mia promozione! Forza, ripetete con me! Sergente Gonzales! In fretta! Idioti! Zorro è scappato! Torniamo alla guarnigione! Dobbiamo difendere l'acquedotto! Ho battuto il capitano monasterio a duello, Bernardo! Ma chi è rimasto all'acquedotto? Soltanto Garcia! Oh, domani tutti canteranno le lodi di Zorro quando il grosso del lavoro l'abbiamo fatto noi due! Bravissimo, mi avete quasi colpito. Ho detto quasi. Lo sapevo. Zorro ha approfittato del nostro incidente per tornare a Los Angeles. Catturatelo! Subito! Capitano! Vendiamolo! Ho difeso l'acquacotto da Zorro e ho fatto tutto da solo. Non gli ho permesso di distruggerlo. Adios, sergente, e grazie. Senza il vostro aiuto non ce l'avrei mai fatta. Vai, tornado! Garcia! Bene, capitano! Gonzales, ti darò un mese di punizione! Signor, sì, signore!
Sergente Garcia, muoviti, va a raccogliere tutto il materiale sparso sulla piazza. Subito, da solo, fino all'ultimo pezzo, chiaro? Volete dire che non ricostruiremo mai più l'acquacotto? Oh, vi ringrazio, capitano, vi ringrazio! Finalmente ho fatto tutto quello che potevo per farmi ascoltare dallo spirito della pioggia. Adios!